Ancora qualche giorno di pazienza e di disagi per i cittadini di Rocca Mandolfi saranno terminati. La provincia di Isernia, infatti, con grande celerità sta provvedendo tramite una ditta privata a ripristinare il tratto della strada provinciale franata nei giorni scorsi dopo il passaggio di un mezzo pesante. L'interruzione della Volturno Pentrica sta costringendo gli automobilisti in entrata ed in uscita da Rocca Mandolfi a percorrere la strada comunale per San Massimo, dissestata per diversi segmenti. Ciò dilata notevolmente i tempi di percorrenza. Pertanto il presidente della provincia di Isernia, Alfredo Ricci, sollecitato dal sindaco di Rocca Mandolfi, Giacomo Lombardi, si è attivato immediatamente per riaprire la provinciale, sia pure con un intervento tampone che consentirà il passaggio dei veicoli attraverso il senso unico alternato. Tra un paio di giorni, dunque, il comune di Rocca Mandolfi potrà rompere l'isolamento in cui è piombato. Resta però la necessità di mettere in sicurezza la Volturno Pentrica con un intervento risolutore che prevede lavori strutturali e dunque onerosi. Ed è per questo che Lombardi ha sollecitato la Regione Molise affinché vada in soccorso della provincia di Isernia. La messa in sicurezza della provinciale tra Cantalupo e Rocca Mandolfi non è più rinviabile, anche perché gli eventi atmosferici sempre più estremi, sommati alla vetustà dell'arteria, rischiano di isolare nuovamente Rocca Mandolfi, con gravi ripercussioni per tutta l'area matesina.